ma il più importante non ve lo mostrerò, nel senso che avevo preparato un PowerPoint in cui coniugavo il disegno e la fotografia per dimostrare come queste due arti particolarissime, se applicate alla divulgazione delle scienze naturali, possano coniugarsi perfettamente. Però mi rendo conto che il tempo è un po' tiranno, e poi siccome non sono fortunato, non ho trovato il grande schermo che avrebbe valorizzato i miei modestissimi lavori, e quindi per questa volta dovremo rinunciare. In compenso, l'altro lavoro, che è un lavoro molto più banale tra virgolette, ci mostrerà le caratteristiche della laguna di Venezia, non solo quelle paesaggistiche ovviamente, ma anche quelle di carattere bioecologico, cioè la laguna vivente e quindi quelle componenti del paesaggio che rendono appunto il paesaggio un'entità vivente e mutevole. Io non sono né un fotografo né un disegnatore, però ho fotografato e disegnato moltissimo nella mia vita, proprio perché ho scelto il ruolo difficile e poco gratificante del divulgatore di scienze naturali. È un mestiere che vi sconsiglio, perché delle scienze naturali in questa società non interessa niente a nessuno. Ora, cosa significa fare il divulgatore di scienze naturali per tutta la vita? Beh, significa in sostanza rivolgersi a cittadini impreparati, che non hanno quindi le basi per comprendere l'importanza delle scienze naturali, e tentare di convertirli ad un'immagine del mondo diversa, che consenta loro di capire come funziona il mondo in cui vivono dal punto di vista ecologico, e di capire soprattutto che noi umani siamo non semidei, ma organismi viventi inseriti in questo ecosistema, e che come tali svolgiamo un ruolo che può essere appunto negativo o positivo a seconda del nostro livello culturale, a seconda del fatto che possediamo culturalmente o meno i concetti delle scienze naturali e dell'ecologia. Ora, per formazione io sono un perito industriale meccanico, sono un glorioso prodotto del Pacinotti di Mestre, mi sono diplomato 50 anni fa esattamente, e quindi ho quasi 70 anni, ma per tutta la vita ho deciso di seguire le mie vocazioni. Come vedete, non è la scuola che asseconda necessariamente le nostre vocazioni. Molto spesso siamo costretti a praticare successivamente agli obiettivi scolari le nostre appunto tendenze genetiche, le nostre vocazioni genetiche. Ebbene, queste vocazioni mi hanno indotto all'età di 35 anni a fare un concorso per guardiacaccia provinciale, quindi per 22 anni, dopo aver lavorato per 13 anni nell'industria, ho frequentato la laguna come guardiacaccia, e questo mi ha consentito di conoscerla in tutti gli angoli, in tutti gli aspetti e in ogni stagione. Cioè a dire, mi ha offerto un privilegio straordinario, che è la ragione per cui sono qui a parlarvene oggi. Ora, abbiamo intitolato il primo paragrafo di questa proiezione alla geografia, un assetto perennemente mutevole, il concorso di fattori molteplici e le principali strutture, ovviamente geomorfologiche. Cosa vuol dire un assetto mutevole riferito alla laguna di Venezia? Beh, vuol dire che la laguna di Venezia è un'entità che si trasforma perennemente e che gli uomini hanno tentato disperatamente nel corso di 800 anni di fossilizzare, cioè di inibire per quanto riguarda i suoi mutamenti, per darle l'assetto geografico che consentisse a Venezia di difendersi. I veneziani hanno lavorato 800 anni per impedire alla laguna di evolvere naturalmente, cioè di seguire il suo destino naturale, che era quello di impaludarsi e di diventare un gigantesco canneto. Ci sono riusciti, e noi oggi possiamo osservare la laguna di Venezia come entità molto più vicina ad un ecosistema marino che non ad un ecosistema salmastro come era in origine.
proprio perché i veneziani hanno deviato il corso dei fiumi che sfociavano in laguna e quindi ne hanno inibito i processi evolutivi. Allora, i fattori che concorrono a queste dinamiche dell'ambiente lagunare sono molti: il vento, le maree, i fiumi, la subsidenza, cioè il processo di lento abbassamento dei suoli. Tutto questo concorre a rendere dinamico l'assetto geografico della laguna. Ma in ogni caso la laguna è caratterizzata da una serie di strutture tipiche degli ecosistemi lagunari che noi ritroviamo ben conservate nella laguna di Venezia. A conferma di ciò che vi ho appena detto, dovete sapere che esisteva un'altra laguna a oriente di quella veneziana, la laguna di Eraclea, e poi quella di Caorle, una terza. Ebbene, queste non sono state fossilizzate, ma hanno subito la loro naturale evoluzione, talché sono diventate paludi, malariche, canneti, dopodiché sono state prosciugate dalla bonifica. E quindi si conferma ciò che vi ho appena detto: la laguna di Venezia ha subito un intervento finalizzato a cristallizzare la sua geografia per le finalità difensive, appunto, di Venezia. Questo è il bacino lagunare, così come si presenta oggi. Ci sono 50 km tra Chioggia e Jesolo, però potrei percorrerli a piedi, con l'acqua al petto. La profondità media delle acque è di 1,5 metri. E se non ci fosse l'alveo dei grandi canali, che sprofonda fino a 20 metri, io potrei passeggiare da Jesolo a Venezia, da Jesolo a Chioggia per 50 km, senza praticamente annegare. Ora, ci sono tre foci marine che consentono alle acque di marea di riempire e di svuotare il bacino lagunare, per cui il bacino lagunare è un gigantesco polmone acquatico che pulsa al ritmo delle maree, si riempie e si svuota, si riempie e si svuota perennemente. Pensate che d'inverno, con le maggiori maree, gli 850 milioni di metri cubi di acqua della laguna si dimezzano, cioè escono con le basse maree oltre 350 milioni di acqua, di metri cubi di acqua. E questo è vitale per la laguna, perché se così non fosse, tutte le fogne di Venezia e degli altri centri abitati lagunari ristagnerebbero al suo interno e la laguna morirebbe. Sono le maree che la ripuliscono costantemente, ma sono anche le maree che garantiscono le migrazioni degli animali acquatici che dall'ambiente marino si trasferiscono all'interno della laguna o che ne escono, appunto, in altre stagioni. Questi sono alcuni numeri che ci danno la percezione di quanto sia importante ed estesa la laguna di Venezia: 50 km di lunghezza, 10 km di profondità, cioè di ampiezza media, 1,5 metri di profondità delle acque, 550 km quadrati di superficie, che significa appunto 55.000 ettari, solo 2.600 ettari su 55.000 di terre emerse. Vuol dire che la laguna è un gigantesco bacino di bassi o bassissimi fondali e di barene, e quindi di superfici anfibie che vengono sommerse periodicamente. 43.000 ettari di superfici acquatiche, 9.000 ettari di barene, che sono soltanto il 30% di quanto esisteva solo un secolo e mezzo fa. L'avvento dei motori marini ha cambiato radicalmente la geografia del bacino lagunare, ha smantellato il 70% delle superfici anfibie di barena di cui parlava il relatore che mi ha preceduto, e quindi il problema della conservazione è assolutamente attuale. Le colmate artificiali, le famose casse di colmata, assommano a 2.000 ettari. Questi sono dati però che si riferiscono al 1939, quindi sono molto datati. Attualmente la situazione è già cambiata. Dove comincia la laguna? La laguna comincia con i lidi, cioè con le barriere naturali, con gli argini naturali, che sono tra l'altro costituiti dal materiale più fragile e incoerente che esista, cioè la sabbia, dagli argini naturali che la separano dal mare. I lidi, come vedete nel caso di Punta Sabbioni, sono
alle volte anche molto ampie trasversalmente, qui si parla di un paio di chilometri. Tra l'altro Punta Sabbione è un lido che si è formato negli ultimi 400 anni, quindi è recentissimo. Nelle carte del 1500 Punta Sabbioni non esisteva. Ora, i lidi però sono frontiere sospese tra mare e laguna, e proprio per effetto della presenza di suoli sabbiosi, poco fertili, quindi poco umificati, incoerenti e quindi mobili, ospitano una vegetazione particolarissima. Altre immagini dei lidi, qui vedete le dune in formazione per effetto del vento, e il nostro vento è quello dei quadranti di nord-est, quindi è la bora, che d'inverno spira con una intensità inferiore di appena il 20% rispetto a Trieste, quindi se a Trieste è a 100 km l'ora, sui lidi veneziani arriva a 80 km l'ora. Queste dune appunto sono formate da sabbie che il vento accumula. Poi c'è la linea di battigia con l'oscillazione di marea che sposta di volta in volta questo fragilissimo confine, un confine virtuale quello fra la terraferma e le acque, proprio perché le maree possono spostarlo. E poi c'è il retroduna, cioè ci sono gli avvallamenti retrodunali dove ristagna l'acqua dolce e dove si sviluppa una vegetazione particolare, sembrano savane, sono ambienti bellissimi. Se andate a vederli a Punta Sabbioni, mancano solo le giraffe praticamente. Adesso non voglio dirlo perché magari domani qualche amministratore libera veramente una giraffa. Bisogna stare attenti. E in queste pozze che si collocano negli avvallamenti tra le dune c'è una fauna e una flora che sono particolarissime. Le vedremo poi. Poi ci sono le balene. E qui vedete un esempio di balena fiorita nel mese di luglio. Pensate che con tutti gli eventi di promozione turistica che si inventano a Cavallino Tre Porti, questa foto è fatta a Saccagnana, quindi fuochi d'artificio di notte lungo il litorale con un impatto devastante sulla qualità dell'aria, sulla tranquillità della fauna selvatica, devono ancora inventare la festa dei fiori del balena, cioè la festa della fioritura del limonio, che è uno degli eventi più belli e più pittoreschi che caratterizza la laguna di Venezia. La stessa balena in veste invernale. Come vedete la vegetazione, pur essendo perenne, si è disseccata e quindi rimane viva nell'apparato radicale. Ci sono le superfici depresse, appunto, che vengono invase dalle acque di marea, e le superfici più elevate, per effetto della deposizione del sedimento vegetale, che invece vengono sommerse eccezionalmente solo con le maggiori alte maree. All'interno di queste praterie salmastre, che sono le balene, a Campalto ne abbiamo un esempio eccezionale, ma voi lo conoscete bene, ci sono i chiari di balena, cioè ci sono praticamente stagni dovuti a processi di subsidenza che hanno abbassato il livello del suolo. Ora, in questi stagni le acque di marea subiscono un processo di concentrazione salino eccezionale, perché l'acqua evapora, il sale si concentra, arrivando a salinità superiore a quella del mare, che è 33 per mille, e quindi in questi stagni vive una fauna particolarissima. Per dirvi quanto la balena, che apparentemente è omogenea e banale, sia invece un habitat diversificato e interessante. I movimenti delle acque erodono talvolta le superfici di balena, ovviamente non a livello del moto ondoso dei motori marini, ma le stesse balene alla fine si riducono a vestigia di balena, cioè a piccoli frammenti, e in effetti la balena di Campalto è uno dei pochi ambiti nel contesto lagunare veneziano che conserva una certa integrità ed estensione. Le altre sono le balene di Conche verso Chioggia, altrettanto estese, ma tutte le altre sono praticamente scomparse per effetto di questi fenomeni. Poi c'è la velma, e la velma è la gengiva di balena, quella perennemente sommersa che emerge solo con le maggiori basse maree, che è formata di fango e che ospita uno degli habitat più importanti della laguna, le praterie sommerse. Ora, i prati, ragazzi, non sono solo quelli su cui andiamo a giocare a calcio.
ma sono anche quelli perennemente sotto acqua e che tappezzano i fondali lagunari. La velma è un suolo vivente, come diceva il relatore che mi ha preceduto, perché ospita migliaia di organismi fossori, cioè affondati nel fango, che lì vivono e si riproducono. Eccole qui, guardate. Queste sono le balene scoperte dalla, le velme, scusate, scoperte dalla bassa marea, e queste sono le praterie sommerse di Zostera, cioè sono gli habitat più preziosi della laguna di Venezia. Sono alla base di tutte le catene alimentari lagunari. Se non ci fossero queste praterie, la laguna come ecosistema non esisterebbe e non attirerebbe i milioni di pesci che ogni anno migrano dall'habitat marino a quello lagunare. E pensate che nelle foto scattate da satellite o da aereo si vedono le praterie devastate dai solchi dei motori marini. Cioè, sono habitat a fortissimo rischio di distruzione. Poi ci sono le isole, eccolo qui l'isolotto Montiron, uno scoglio praticamente, ma su cui c'è una vecchia abitazione che attualmente è rifugio per i cacciatori e i pescatori. Le isole sono antiche mutere alluvionali, cioè antichi dossi di sedimento alluvionale che emergono appunto dal livello delle maree, anche delle maggiori maree. L'isola di San Secondo, che si vede da San Giuliano verso Venezia, che vedete sullo sfondo, e poi le isole storiche, questa è San Servolo, e poi Le Grazie, mi sembra, qui ci sono i Colli Eugani, vedete, le isole storiche che appunto ospitano gli insediamenti e i monumenti che tutti conosciamo. Quindi le isole sono importantissime, ma delle isole 50 sono abbandonate, la metà. Cioè a dire, c'è un arcipelago vastissimo, a volte di entità infinitesimali, ma pur sempre di isole, che non risulta più sfruttato e frequentato dall'uomo per alcuna attività. Poi ci sono i fiumi. Questo è il Naviglio Breta che si immette nella laguna all'altezza di Fusina. I fiumi erano importantissimi perché erano i vettori di acqua dolce alla laguna. Cioè portavano acqua pulita, e guardate che questo termine è importante, perché se le acque non sono pulite non c'è diciamo lo stesso beneficio per l'ecosistema. Portavano acqua dolce pulita che si mescolava con l'acqua marina e formava quel gradiente salino che ci consentiva di definire la laguna ambiente acquatico salmastro. Attualmente i veneziani hanno deviato tutte le foci dei fiumi e la laguna sta convertendosi ad ecosistema marino. Questa è la foce del Dese, con i canneti vastissimi favoriti dall'ingresso delle acque dolci. I veneziani temevano moltissimo questo habitat. E anzi, la deviazione dei fiumi è dovuta al fatto che gli aggetti deltizi del Sile, e cioè le barene di canneto formate dall'ingresso del Sile in laguna, stavano per raggiungere Torcello e quindi stavano per isolare la laguna nord con il rischio che si trasformasse in palude malarica. Per questo i veneziani alla fine hanno deciso con grandissimo sforzo di deviare i fiumi. Questo è il Sile appunto che si mette nella laguna nord. E questo è un piccolo alveo, si chiama Canale Caligo. Sentite che bel nome. Tutti pensano che Caligo derivi da nebbia, invece non è così. Ha un'altra origine etimologica. Ma questo era il braccio fluviale che, diramandosi dal Sile, consentiva alle zattere di tronchi che arrivavano dal Cadore di arrivare all'arsenale della Repubblica fino al 1450. Quindi pensate all'importanza storica di questo che attualmente è un microalveo che si trova appunto nel territorio di Jeso. Poi ci sono le acque. Ecco, io chiederei quanti minuti ho ancora a disposizione, perché a un certo punto sospetto. Un quarto d'ora, benissimo. Le acque sono fondamentali, senza le acque la laguna non esisterebbe evidentemente. Qui abbiamo scritto il perenne flusso delle maree di cui abbiamo parlato, ma anche erosione e sedimentazione, che sono i due fenomeni determinati dal movimento delle acque. E poi flussi e riflussi biotici, cioè le acque portano forme di vita. Milioni di organismi, miliardi,
quando nelle notti di primavera voi dormite tranquilli, dalle bocche di porto della laguna entrano milioni di seppioline, di cefaletti, di oradelle, di piccoli molluschi, piccoli crostacei, insomma un universo vivente che dal mare si travasa in laguna. E poi c'è la funzione dei collegamenti e quindi le vie d'acqua. Vediamo un po' qualche immagine, vabbè, i soliti numeri. Il bacino scolante che riversa le proprie acque nella laguna di Venezia si estende per 200.000 ettari, i 200.000 ettari più popolati e più inquinanti della pianura veneta. Non a caso si parla appunto di filtrare le acque che scolano da questo bacino, altrimenti la laguna è destinata a morire. E poi le dimensioni dell'oscillazione di marea, 80-100 centimetri, sono tantissime. Ci sono solo due lagune nel Mediterraneo, una in un golfo tunisino e la laguna di Venezia, in cui la marea ha un'oscillazione così elevata. E poi i milioni di metri cubi di cui vi ho parlato. Ma andiamo avanti rapidamente. Questa è un'immagine della Laguna Nord, le acque libere con le montagne che hanno originato la laguna sullo sfondo, e cioè le Dolomiti orientali. Ma che relazione c'è tra queste montagne e questi specchi d'acqua? Beh, vi dirò, noi viviamo su suoli dolomitici, cioè i suoli su cui camminiamo, coltiviamo, giochiamo a pallone e quant'altro sono frammenti infinitesimali di dolomia che i fiumi hanno trascinato dalle Alpi al litorale adriatico. Così è stato anche per la laguna. La costruzione dei lidi, che hanno racchiuso gli specchi d'acqua lagunari separandoli dal mare, è stata determinata dall'azione dei fiumi che trascinavano sabbie dolomitiche, che hanno un colore particolare. Non sono sabbie grigie, brune, nere, come quelle di origine vulcanica, ma sono sabbie che derivano appunto da rocce sedimentari e ricche di fossili come sono le Dolomiti. Quindi c'è una relazione strettissima tra quelle montagne e la laguna. Poi ci sono i flussi d'acque. Se voi andate alla bocca di Porto di Lido, adesso hanno costruito il Mose, vabbè, è cambiato tutto, ma anche prima le correnti che si incontravano e si scontravano e si mescolavano formavano dei movimenti di acque incredibili presso la bocca di Porto, e si riesce a intuire già dalle immagini che questi movimenti ci sono. Questi movimenti possono determinare fenomeni di sedimentazione lì dove l'acqua rallenta o smorza il suo impeto, perché in quel punto deposita i materiali che trascina e quindi sedimenta, oppure fenomeni erosivi come in questo caso, se il flusso è veloce, e quindi la gengiva di Barena viene progressivamente scavata dal fluire delle acque. Acque che sono bassissime, abbiamo parlato di 1,5 metri, ma molto spesso non arriva al polpaccio. Tant'è vero che chi non sa navigare in laguna, anche con le piccole imbarcazioni, spesso va in secca, oppure lascia i solchi del motore nelle praterie di cui vi ho detto. Perché se si esce dai piccoli alvei in cui è possibile navigare, ci si arena praticamente. E bisogna aspettare magari la marea successiva per uscire, il che significa aspettare parecchie ore. Ovviamente i fiumi hanno un ruolo importante nei fenomeni idrodinamici, cioè nei movimenti d'acqua della laguna, ma all'interno della laguna ci sono piccoli corsi d'acqua che si chiamano ghebi e che sono quelli che avete conosciuto sulla Barena di Campato. Sono piccoli corsi d'acqua sinuosi, e già questo ci dice che sono di origine naturale. L'uomo non ha mai costruito un corso d'acqua che non fosse rettilineo. L'uomo usa la squadra, è un essere limitato, gli piace tirare righe, e allora tutti gli alvei scavati artificialmente sono sconfortantemente rettilinei, ma quelli naturali sono sinuosi. Perché? Perché il movimento d'acqua con le sue turbolenze determina erosione su un lato e deposizione sull'altro. Questi sono gli alvei che consentono alle acque di marea di entrare nel corpo delle barene e di spingersi fino alla loro estremità. Eccoli qui. Si chiamano appunto ghebi.
A questo punto dedichiamo gli ultimi minuti alla naturalità, cioè alle piante e agli animali che caratterizzano questi habitat, questo gigantesco mosaico di cui è formato l'ecosistema lagunare. Vedete, litorali sabbiosi, acque bassi fondali, barene e canneti ospitano ciascuno una biocenosi, cioè una comunità vivente diversa, formata da piante e animali che complessivamente caratterizzano la biocenosi lagunare, che è una delle più interessanti e più ricche dell'Italia settentrionale, ma direi d'Europa. Allarghiamoci. Litorale sabbioso. Con le depressioni interdunali, qui non sto a spiegarvi le erbe, ci sono anche le orchidee, c'è di tutto, ma ci sono anche pioppi neri come questo che si trova all'isola della Certosa e che ha 5,90 m di circonferenza. È un gigante di circa 200 anni che testimonia che all'isola della Certosa, vicino alla bocca di Porto di Lido, ci sono vene d'acqua dolce, tant'è vero che c'erano pozzi d'acqua dolce, storicamente. Poi c'è questa farfalla, i parchi Statilinus che troviamo soprattutto sui litorali, la vespa cementaria, si chiama Scelifron spirifex, e costruisce quei piccoli nidi di fango che vediamo sotto i cornicioni delle case lagunari. È un insetto dalla biologia e dall'ecologia straordinaria. Ovviamente ci sono gli insettivori, vedete, questo è un rospo smeraldino in una pozza interdunale. E poi ovviamente ci sono i rettili termofili, perché la duna è calda e asciutta, e quindi ci sono i ramarri, che non sono parenti dei dinosauri, ma insomma somigliano. Poi ci sono le acque aperte, guardate i paesaggi lagunari, sono talvolta metafisici, con variazioni di luce, quindi di profondità e diciamo di suggestione, che sono incredibili. Questo è un tramonto sulla gronda lagunare. Ebbene, in queste acque vivono organismi straordinari, tra cui quest'alga, che è un'alga atlantica, si trova solo sulle coste europee dell'Oceano Atlantico, e vive in laguna perché la laguna è un habitat freddo, temperato freddo, per effetto dei venti di bora. Infatti la laguna viene chiamata dai biologi laguna, con la C, biogeografica del Mediterraneo, cioè ambiente in cui la mediterraneità è assente, proprio per effetto dei venti di bora. Inutile parlarvi dei piccoli animali che formano colonie in ambiente sommerso e che sono affascinanti, ma sono praticamente sconosciuti, gli anemoni di mare, per esempio, i celenterati, gli idrozoi e quant'altro. Voi conoscete sicuramente i granchi, li avete visti a campare. Il granchio mediterraneo è uno degli abitanti più tipici. Ma ci sono anche i ghiozzi, i pesci. Pesci molto evoluti questi, perché curano la prole, pensate, è raro tra i pesci oltretutto, comportamento raro. La bavosa pavone, che si trova presso le bocche di porto perché vive in acqua praticamente marina. E poi i pesci che praticamente sostengono l'economia piscatoria lagunare, i cefali in particolare. Ma ci sono anche ospiti nuovi delle acque lagunari. I fenicotteri sono arrivati 20 anni fa e ricordo ancora quando mi parlarono e mi descrissero il primo volo di uno strano stormo di uccelli che non avevano mai visto. Attualmente sono una delle attrattive, cioè dovrebbero essere, insieme con i fiori del limonio, una delle attrattive di un turismo compatibile della laguna. Sapete cosa fanno in Laguna Nord? Impediscono loro di nidificare. Tutte le sere una barca va a disturbarli nelle valli da pesca, perché non nidificano. Hanno nidificato una volta, 5 anni fa, 2500 coppie, uno spettacolo da parco nazionale africano, ma siccome attirava molta gente, dava fastidio, e adesso li disturbano in modo che non possano più nidificare. Cioè, pensate a che livello siamo, professore, con chi parliamo noi? Questi sono cormorani, i grandi pescatori della laguna. Io li ho visti 500 in riga tuffarsi sincronicamente per inseguire i branchi di cefalo. È uno spettacolo incredibile, ma li hanno trasformati in diavoli da eliminare. Poi le garzette, anch'esse piscivore, elegantissime. E poi un uccello, la volvoca,
la cui diffusione ha subito un incremento esponenziale negli ultimi 20 anni. Lo scorso anno una volvoca ha nidificato alla periferia di Favaro Veneto, nidifica in cavità tra l'altro, e i condomini di un condominio, ciascuno ha catturato un anatrottolo e se lo sono portati a casa perché credevano di poterlo allevare. Abbiamo dovuto andare a recuperare i 20 anatroccoli per liberarli in laguna. Poi ci sono le balene, sempre con le Dolomiti all'orizzonte, ci sono le valli da pesca, stiamo finendo, resistete perché mancano 2 minuti, e qui ci sono i grandi branchi di migratori, i bisighini li chiamano, sono i piro piccoli, uccellini di piccole dimensioni, che vengono, pensate, dal circolo polare artico e arrivano qui dopo 3.000 km di migrazione non avendo ancora visto un umano, per cui si lasciano avvicinare a 2 metri perché non hanno la percezione del pericolo che noi rappresentiamo per loro. Ovviamente c'è il Cavaliere d'Italia, questo lo conoscete tutti, è persino banale, insomma. Questo è il suo nido, vedete, su un... diciamo su melme scoperte, questo è il pulcino che tenta di mimetizzarsi, si appiattisce al suolo tentando di mimetizzarsi. E poi le avocette, che i veneziani chiamavano caegheri perché hanno il becco rivolto all'insù, che somiglia alla lesina di un ciabattino. I germani li chiamavano masurini perché dicevano che venivano dai laghi Masuri al confine tra la Polonia e l'Ucraina. E in realtà c'era una popolazione stanziale e c'erano i migratori che arrivavano dal nord Europa. Poi anatre elegantissime come il codone, per esempio, questi sono svernanti, cioè passano l'inverno in laguna, o il moriglione, questa si tuffa fino a 20 metri di profondità, pensate. E ovviamente le oche, che arrivano talvolta in branchi invernali di 3.000 individui, eccoli qui. Le oche selvatiche, intelligentissime. Se vi dicono oca, è un complimento, ragazzi, perché è uno degli animali più intelligenti. Pure asino, è un animale fantastico. Anche il maiale. Anche il maiale, più intelligente del cane, quindi tenetevi un maialino a casa invece del cane, che oltretutto abbaia e disturba i vicini. Le foci dei fiumi con i canneti, siamo alla fine. Qui ci sono le raganelle che si riproducono proprio in queste settimane nei canneti. C'è il pendolino che usa il piumino delle tife per costruire il suo nido pendulo all'estremità dei rami di salice. Il tarabusino che vive in mezzo alle canne ed è sagomato proprio per gli spazi interstiziali. I grandi branchi di folaghe che si nutrono di erbe sommerse. E le gallinelle d'acqua, che sono gli uccelli più banali, perché vivono in qualsiasi ambiente, anche fogna pura. Bello. E qui dovremmo essere arrivati alla fine. Ovviamente ci sono i predatori, come il falco di palude. Abbiamo scritto, questa è l'ultima, che la Laguna di Venezia è dunque il maggior giacimento di naturalità, di paesaggio, di cultura e di arte che l'Italia possa vantare. Nonostante questo, essa attende ancora l'istituzione di un parco che ne garantisca la corretta gestione. Grazie a tutti.